Ciao, buongiorno. Allora, se ho capito bene, i partiti della maggioranza hanno fatto cadere il Conte bis per fare poi il Conte bis bis. No, perché davvero così sembra? E a quel punto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, dovrebbe spiegare perché ha fatto cadere il governo che lui aveva voluto per poi farne un altro, praticamente fotocopia, con lo stesso premier, gli stessi partiti della coalizione, addirittura gli stessi ministri in ruoli strategici. Io spero davvero di sbagliarmi, perché se arrivassimo al Conte bis bis sarebbe una grande presa in giro per gli italiani, che invece in questo momento hanno bisogno di un governo forte, in grado di decidere, perché c'è la partita del recovery fund tutta da gestire, 209 miliardi se sapremo ottenerli, c'è una campagna vaccinale tutta in salita, e poi ci sono i dati preoccupanti della disoccupazione che è tornata al 9%, a dicembre ha persi 101.000 posti di lavoro, il 98% sono donne, proprio le donne e i giovani, le categorie che pagano di più, la grave crisi occupazionale con intere attività, interi settori che non riaprono a fatica, anche bar e ristoranti nelle zone gialle, non sanno se riaprire perché il solo pasto del pranzo non compensa le spese per la riapertura, e soprattutto c'è la paura, l'incertezza di dover poi magari richiudere tra qualche settimana. Serve un governo, ma non un Conte bis bis, basta prese in giro.